Il mio ospite seduto sulla poltrona rossa, vecchio amico di Elisir, e noi siamo vecchi amici suoi, che ha applaudito, ha consentito, e la battuta era: la paura si sconfigge con la conoscenza. Bellissime parole. Intanto buongiorno. Buongiorno, è il professor Di Novaira, direttore della scuola di specializzazione per le medicine d'emergenza, d'urgenza, Alma Mater Studiorum, ovviamente Università degli Studi di Bologna, Alma Mater. Allora, anche per l'Istituto di Ricerca e Cura Sant'Orsola. Bentornato Elisir, professore. È stato fulminante l'illuminazione che ha portato l'amico Vicari al nostro dibattito, quindi è d'accordo con lui. Allora applichiamo questa conoscenza, applichiamoci a conoscere questo argomento, il reflusso gastroesofageo, che è diventato un'epidemia. Lo è stato, dice proprio bene, è diventata veramente un'epidemia, perché 4 pazienti su 100, su 10 hanno malattia del reflusso. Quindi stiamo parlando all'incirca di milioni di persone. 20-25 milioni di italiani hanno un reflusso gastroesofageo. Cioè la metà, che è quasi la 40%. Metà, è quasi la metà, perché quando io e lei eravamo più giovanotti c'era l'ulcera che faceva la pasta da. Ora non c'è più l'ulcera. Adesso non c'è più l'ulcera, ma c'è in maniera preponderante la malattia del reflusso gastroesofageo. È un nome che può sembrare addirittura paradossalmente poetico, reflusso. Solo poi ci aggiungi un gastroesofageo che arriva come una frustata semantica. E ancora, che cos'è? Volta, ancora una volta lei ha ragione, perché è proprio così. Noi abbiamo questo tubo, mi perdoni il termine non scientifico, che è l'esofago, che sono questi 20 centimetri che ci collegano alla bocca allo stomaco. Questo tubo che è l'esofago è stato creato dal nostro Signore Gesù senza nessuna protezione, quindi serve fondamentalmente a farci deglutire il nostro tortellino o la nostra carissima orecchietta pugliese. Ma questa è la sua funzione, quindi non ha nessuna protezione. Nel momento in cui questo nostro tortellino passa attraverso questa valvolina che si chiama Cardias, questa valvolina fisiologicamente si chiude in modo che il tortellino venga amalgamato. E non risalga neanche. E non risalga, perché non deve risalire. Né il tortellino né le conseguenze della sua digestione. Esatto, proprio così. Nel momento in cui questa mistura mista ad acido. E vediamo le immagini che sono eloquentissime, sono la regia sono puntualmente bellissime. Ci accudisce. Nel momento in cui questo sbuffo, diciamo, di acido risale su questo tubo che è completamente senza epitelio di rivestimento, che vuol dire che è veramente nato senza rivestimento, è ovvio che abbiamo questa e veramente fastidiosa sensazione che ci altera la qualità di vita. Ma non dà dolore, non dà sempre. Anche dolore, non sempre, ma dà anche dolore, assolutamente. Questo è veramente una patologia strana, come per dire, la maggioranza dei nostri pazienti non li vediamo noi. Li vede l'otorino, per esempio. Ma lei un anno fa circa disse: guardi Mirabella, che il problema è anche il gas che sviluppa la digestione. Questo gas riesce comunque a passare dal cardias, a risalire addirittura in bocca. Ancora una volta lei ha ragione, ma in realtà quello che veramente ci dà fastidio è l'acidità. Associata a questo gas. Bravo, è proprio di questo volevo assolutamente, chiedere. Assolutamente, assolutamente. Ma Prego, mi scusi. No, non si apprezza sempre l'acidità. Non si apprezza sempre. Perché le dico questo? Perché, come dire, su 50, su 100 persone che hanno reflusso, quando io faccio questo esame fastidioso che è la gastroscopia, in realtà 50 persone hanno un esame completamente nella norma. 50 persone invece hanno questa malattia. Quindi acidità e bruciore di stomaco sono le manifestazioni più comuni riferite al reflusso. Però gli altri sintomi e sono molte volte non riguardano più neanche la zona gastroesofagea, è vero? È quello che le dicevo poc'anzi. La maggioranza di questi pazienti vanno dall'otorino. Perché vanno dall'otorino? Perché hanno la voce d'oca, perché non riescono a cantare, perché hanno la tosse, per cui l'otorino li visita e dice: no, non è di mia competenza, dovete andare dal gastroenterologo. E testardamente, quando hanno la chiamano tracheite, la chiamano faringite, in realtà dovrebbero andare dal gastroenterologo. Proprio così. Domenico, arriviamo trafelati a chiedere il tuo intervento per poter raccomandare al pubblico di come poterci raggiungere. Certo, partecipate numerosi alla puntata di Elisir con le vostre domande. Le coordinate sono queste. Il numero WhatsApp è il 340-7384-068 per brevi messaggi di testo e brevi messaggi vocali. Oppure siamo su Facebook, ormai lo sapete, ci trovate digitando @ Elisir TV. Sigla di Elisir.
Prego. Allora, professor Vaira, per chi si fosse messo in contatto con noi solo adesso, stiamo parlando di disturbi della, diciamo così, del reflusso gastroesofageo. Allora, un problema di acidità gastrica occasionale può capitare a tutti nella vita perché una cattiva digestione, un'esagerazione a pranzo o a cena. Quando invece dobbiamo cominciare a parlare di vera e propria patologia? Con l'incidenza stagionale, per esempio. Assolutamente sì, ma quando ci altera la qualità di vita, questo è il concetto, banale, ancora una volta vince il buonsenso, quello che abbiamo detto poc'anzi del grande professor Vicari. Il buonsenso, cioè quando ci altera la qualità di vita, quando purtroppo non riusciamo più a lavorare, non riusciamo ad avere dei rapporti sociali, non riusciamo a goderci la nostra famiglia, allora ecco che abbiamo bisogno dell'aiuto. Quando succede una volta al mese, pazienza. Poi questa specie di raucedine che noi possiamo confondere con un problema polmonare addirittura, esatto. Perché c'è muco. Assolutamente, ma c'è muco misto a acido e questo acido ci crea una vera e propria scossa elettrica attraverso tutto l'esofago che è responsabile di tutti questi sintomi. Francesca. Sì, proprio a proposito, scusate, di cambi ecco. Di stagione. Proprio a proposito di cambi di stagione, ho trovato un articolo che parla di problemi di acidità che si accentuerebbero e sarebbero più forti in primavera. Quindi chiediamo al professore che relazione c'è tra le cose. È giusto. Intanto, maledetta primavera, adesso non abbiamo più la primavera. Questo arriva però, fatalmente, cioè, sono cambiate le stagioni, sono cambiate le stagioni, non abbiamo più le mezze stagioni. Signora mia. Signora mia, veramente. Allora, il problema vero è l'escursione termica, quindi non è le stagioni, è l'escursione, quando ci sono i 10 gradi di differenza per cui dal maglioncino andiamo con la magliettina, quindi l'escursione termica in luglio-agosto, o l'escursione termica in inverno. E l'escursione termica, quei famosi 10 gradi, che incidono moltissimo su questa valvolina. Vai a capire. Una cosa che vorrei capire cos'è anche il pH. Il pH è una cosa seria che in realtà è dovuto appunto all'acidità del nostro succo gastrico. Il nostro pH è 4, quindi più il pH è giù e più noi abbiamo questo tipo di reflusso. Ecco perché il caposaldo che tutti i nostri telespettatori conoscono della malattia, è il famoso protettore dello stomaco che mi abbassa questo pH. Perché moltissime terapie, anche diciamo sintomatiche del reflusso, si fondano su preparati anche innocui che non fanno altro che sedare questa iperacidità. Esattamente. Parliamo di un altro disturbo che spesso si accompagna al reflusso, o forse ne è la causa. L'ernia iatale. Oh sì. Allora, noi abbiamo detto che c'è questo tubo, abbiamo detto che c'è questa valvolina. La valvolina, il professore sta indicando la cravatta, ma in realtà sotto la cravatta c'è un cuore che batte e anche... Bravissimo, c'è un cardias, un cuore che batte e c'è il diaframma, il muscolo che ci permette di respirare, che è importantissimo, perché questa valvolina va a infilarsi dentro il diaframma e c'è uno sfintero diaframmatico che è il vero responsabile nel senso positivo della chiusura di questa benedetta valvolina. Nel momento in cui non funziona bene questa valvolina, ecco che una porzione di stomaco risale addirittura attraverso il diaframma dentro la gabbia toracica. E cosa fa? Va a dare dei pizzicotti al nostro cuoricino, per cui dà dei sintomi, per esempio, del tutto cardiaci. Uno può avere una fibrillazione addirittura. Addirittura un dolore toracico. Cioè la gente che va in PS, in pronto soccorso, per dolore toracico, ringraziando il cielo, su 100 persone, 90 hanno una malattia del reflusso e solo 10 hanno invece un problema cardiaco. Argomento azzeccatissimo questo di oggi. Assolutamente sì. Domenico. Tantissime domande stanno arrivando sui nostri canali, abbiamo selezionato quella di Marino, 62 anni, che soffre di reflusso da più di un anno. Finora ci scrive senza particolari problemi, settimana scorsa però ha avuto molta paura perché improvvisamente ha avvertito dolori forti in mezzo al petto, così è andato al pronto soccorso perché credeva di avere un infarto. Gli è stato detto che non c'è nulla di pericoloso per il cuore, però deve tenere sotto controllo il reflusso. Che cosa deve fare, ci chiede professore? Ottima domanda, grazie Domenico. Esattamente quello che dicevamo poc'anzi. Noi ci dimentichiamo che proprio dietro questa valvolina, proprio qui a sinistra, c'è il ventricolo sinistro del cuore
E quindi è ovvio che questa valvolina che funziona dà veramente, metaforicamente, dei piccoli pizzicotti al ventricolo sinistro. Guardiamo, guarda come la telecamera curiosamente indaga sotto la sua cravatta. Mostri dov'è? Proprio qua sotto. E quindi diamo dei pizzicotti al ventricolo sinistro. Che giustamente il ventricolo sinistro, che è il nostro cuoricino meraviglioso, dice: ma perché qualcuno mi dà dei pizzichi? Ed ecco che evoca un dolore toracico che assolutamente, per l'amor di Dio, questo è molto importante da trasmettere ai nostri telespettatori, il dolore toracico merita sempre un pronto soccorso, merita sempre un elettrocardiogramma, merita sempre un dosaggio delle troponine, perché quei 10 pazienti su 90 sono pazienti maledettamente gravi e pericolosi, quindi dobbiamo salvargli la vita a questi 10 pazienti. Ringraziando il cielo, 90 invece vengono da me. Come si fa questa benedetta diagnosi del reflusso? La cosa più semplice, questa è una cosa vecchia. La gastroscopia? Ma no, si può addirittura fare il famoso PPI test. Questa è una cosa vecchia che fanno i nostri medici di base, a cui dobbiamo assolutamente dare tutti i nostri ringraziamenti, caro grandissimo Mirabella, perché veramente adesso i medici di base in tutto il territorio nazionale stanno facendo un lavoro veramente incredibile per tutti noi. Bene, chiuso parentesi. Quindi il medico di base dà in pratica un inibitore della pompa, quindi un farmaco che riduce l'acidità gastrica. Inibitore della pompa gastrica. E nel momento in cui questo farmaco agisce in senso positivo, bingo! Questa è una diagnosi da malattia da reflusso gastroesofageo, senza il bisogno di fare una gastroscopia. Finché la tratta come diagnosi, ne può parlare su quella poltrona rossa. Se ne sono terapie, ne parlerà su una poltrona rossa un po' più scomoda, volutamente, con la mia diletta Benedetta. Beh, mi è sfuggita l'assonanza, Benedetta, sei felice. Allora, professore, noi siamo al reflusso. Fatti gli esami, constatata la vicenda. A proposito, c'è ereditarietà, familiarità? No, sinceramente no. La gastroscopia no. E non è proprio un esame che goda grande popolarità. Per modo di Dio. Però è necessaria sempre? Ma no, dicevamo esattamente questo. Quindi, come dire, su 100 pazienti che hanno malattia del reflusso, uno può trattarli per 4 settimane con questo farmaco. Nel momento in cui c'è sollievo, abbiamo già risolto il problema. Va bene, questa bonomia la verificherò nel colloquio con Benedetta. Se il reflusso continua a presentarsi e non viene curato, cosa può diventare? E questo ha ragione, questa invece è una bellissima domanda, perché purtroppo questa è una malattia cronica. Come dire, non è una malattia gravissima, ma una malattia cronica, che ce la portiamo per 10-20 anni. Ecco perché bisogna agire in senso più positivo possibile, perché veramente ci altera la qualità di vita. Quindi è ovvio che la cronicizzazione di questa malattia ci fa venire appunto prima l'ernia iatale e poi purtroppo qualcosa di cattivo all'esofago, che qui non evochiamo perché siamo sotto Natale e quindi dobbiamo essere assolutamente tutti buoni. Quindi curiamolo. Curiamolo, assolutamente. E la cura è l'inibitore di pompa proteica. La cura sia l'inibitore sia dei gefarnati, e poi ne riparleremo quando vuole. Sì, adesso ne parlerete con Benedetta. Interesserà a moltissimi, sono certo che la Vox Populi sarà stata molto loquace in questa occasione. Molto per rabbia, mi un bruciore di stomaco. Se mi capita acidità cerco di mangiare qualcosa che mi tamponi l'acidità senza prendere i farmaci. C'è 50.000 cause, vogliamo mettere preoccupazioni di lavoro, tensioni familiari, oppure una cosa molto banale che molti non dicono mai è che quando uno dopo un pranzo si fa il caffè o si fa il plus caffè. Quelli lì aumentano l'acidità. Bruciore, soprattutto la sera. Combatto i miei reflussi con farmaci ad hoc. Ah, me lo faccio passare con una camomilla. Se posso, con la dieta. Può capitare delle volte. Se uno si mangia un bel pezzo di parmigiano, si gli passa tutto. Sorridono spesse volte i nostri buonsenso, veramente. Sì. Sono fantastici. Quindi li approva. Ma certo, è la vincita del buonsenso, perché innanzitutto abbiamo bisogno di buonsenso e quindi un po' di abitudine alimentare prima ancora del farmaco. Allora, intanto chi ha parlato, lo ripeto perché si fosse collegato soltanto adesso, il professor Dino Vaira, ordinario di medicina interna all'ospedale Sant'Orso, all'Università di Bologna. Leggevo Mara.
dice che per anni la mattina a digiuno ha sempre preso acqua e limone. Mi chiedo perché, vabbè. Però pochi mesi fa ha scoperto di avere il reflusso e ha letto che gli agrumi provocano acidità e ha smesso e va molto meglio. Quindi chiede se questa abitudine possa aver provocato il reflusso. No, sinceramente in scienza e coscienza no. L'agrume, cioè l'arancio in sé, non dà un reflusso. La spremuta d'arancio senza zucchero è ovviamente più acida, quindi può scatenare questa patologia. Ma l'arancio in sé non dà reflusso. Ma è l'acqua e limone in realtà. Però. L'acqua e limone è veramente il classico rimedio della nonna, ma che noi sinceramente non approviamo in maniera... Allora, entusiastica. Nel reflusso occasionale si ricorre molto spesso agli antiacidi, qualcosa abbiamo sentito anche nelle Vox Populi, gastroprotettori, farmaci che sono liberi, nel senso che non c'è bisogno di una prescrizione medica. Ci sappiamo gestire? Quanti disastri vedete o non ne vedete? No, ne vediamo, cara Benedetta, ne vediamo molti. E chapeau, questa volta devo dare la colpa a noi gastroenterologi, perché questo inibitore della pompa protonica è stato un evento fantasmagorico. L'ha scoperto questo signore di Los Angeles, George Sachs, che ha vinto un premio Nobel, quindi è stata una grandissima innovazione nella gastroenterologia. Però purtroppo noi abbiamo utilizzato questo inibitore come una patologia cronica, cioè abbiamo dato questo inibitore per troppo tempo. Adesso finalmente ci siamo ravveduti e abbiamo capito che questo inibitore va dato per non più di 4-6 settimane. Quindi non è una pillola come per il diabete, come per l'ipertensione, certo, come per sua... lo scompenso. Ha una sua inizio e una sua fine. Come lavora l'inibitore? Lavora in maniera, tra virgolette, banale, cioè mi riduce completamente l'acidità all'interno dello stomaco e quindi mi riduce a questo punto il reflusso di acido all'interno dell'esofago. C'è un nostro telespettatore che ha detto che l'ha usato, ma neppure quello... ecco, dottore, sto prendendo gli inibitori, ma non trovo soluzione. Ha ragione, ha ragione, perché il nostro telespettatore, allora bisognerebbe andare a chiedergli quanto pesa. Cioè, noi abbiamo sempre il falso mito di prenderci la pillola e poi mangiare come Obelix e Asterix, qui digerire il nostro cinghiale. No, non è così, purtroppo, non è così. Quindi questo è il vero mito da sfatare. Quindi dobbiamo stare un pochino più attenti alla dieta, dobbiamo fare un po' di moto, dobbiamo bere più acqua. Quindi non è la pillolina magica che ci risolve il problema. Allora, diciamo così, un comportamento tranquillo, tranquillo. Non negarsi i piaceri della vita, ma neppure esagerare. Specialmente sotto Natale. Gli inibitori abbiamo capito che funzionano, ma hanno una durata, nel senso che non si possono prendere a vita. Ci sono delle novità? Ma sì, sono i nostri vecchi gefarnati. In realtà il gefarnato non fa altro che creare una, metaforicamente, una colata. L'ha chiamato vecchio, quindi non è una novità. Prego? L'ha chiamato i nostri cari sì, vecchi. Sì, infatti, perché ce ne sono sempre dei nuovi. Ce ne sono sempre evoluzione. Dei nuovi. Se delle evoluzioni dei cefalanti, che sono non farmaci, innanzitutto, che quindi vengono espulsi col filtro renale, questo è positivo. Qual è il negativo? Che sono sintomatici, cioè non mi curano la causa, ma mi curano il sintomo. Ma nel senso, ma mi curano il sintomo senza dare effetti collaterali. Quindi creano una specie di colata di gesso. E quindi c'è un'azione meccanica. Quando l'acido ritorna su, trova questo ostacolo meccanico e quindi di ritorno di nuovo nello stomaco. Gefarnati, chiamate Gefarnati. Queste cose con dei nomi sempre degli sciogli. In realtà se io le dicessi un paio di nomi commerciali le immediatamente sa di cosa quindi stiamo parlando. Quindi il principio parlando. Attivo. Esatto. Invece, semplice, lui si chiama Domenico, non Gefarnato, quindi vai Domenico. Sì. Paolo, 50 anni, ci manda la sua testimonianza. Professore, ci scrive che non ha mai sofferto di reflusso né di altre patologie. Questa notte però, svegliandosi, ha avuto una crisi di vomito accompagnato da fortissima nausea. Chiaramente si è spaventato perché quasi non riusciva a respirare. Ripensando alla sua cena però si è ricordato di aver mangiato della cioccolata, cosa che non avviene molto spesso. Quindi ci chiede che cosa può essermi successo e perché questa crisi così forte. Questa è una domanda trabocchetto, perché sotto Natale dire ai nostri telespettatori che la cioccolata fa male è troppo impopolare. Purtroppo la cioccolata fa male. Ecco. Questo purtroppo lo dobbiamo ma dire. Ma perché ha detto di non dirlo e l'ha detto? È perché faccio il dottore da 40 anni. Deve essere coerente con le sue intenzioni. Ma devo essere coerente con l'ippocrate. E quindi via il vino bianco, con via la cioccolata, vabbè, no, la menta. Quattro cose. Fondamentalmente no, il caffè. No, sono sei, professore. No, io gliele elimino qualcosa. Siccome è Natale vi faccio dei regali. Ok, allora assolutamente non caffè. Okay. Assolutamente non cioccolata, assolutamente non vino bianco, assolutamente non pepe e non peperoncino. Quindi vi elimino gli agrumi e i pomodori, che non è poco, è un regalo che vi faccio. Vabbè, il pomodoro ce lo possiamo mangiare.
che però, che cioè ci lava il vino bianco, con che brindiamo a Capodanno? Qualche bollicina, nella quotidianità, per l'amor di Dio, la quotidianità, per l'amor di Dio. Allora, nella quotidianità presiamo... Lei è più buono di come si presenta. Ma devo essere più buono. Allora, chi soffre di reflusso, professore, oltre il cibo, deve fare anche attenzione a quanta acqua beve? È la cosa più importante del mondo. Perché in pratica, bevendo l'acqua a piccoli sorsini, questo è un meccanismo fisiologico meraviglioso che funziona più dell'inibitore della pompa e più del gefalnato, perché mi rieduca lo sfintere muscolare di questa valvolina. Quindi piccoli sorsi. Piccoli sorsini. Quanta acqua al giorno? Ah, ce ne servono purtroppo 2 litri. Quindi un litro al mattino, un litro al pomeriggio. Naturale, non gasata, non fredda. E va bene anche quella del rubinetto, mi odieranno tutte le acque minerali del mondo, ma va bene qualunque già tipo di acqua. Già la odia mezzo paese che ha detto no al cioccolato a Natale e no al vino bianco. Io mi auguro nei 35 milioni di italiani che non hanno reflusso che invece possano mangiare il cioccolato. Invece sarete felici dopo, però un pochino abbiamo da tribolare. Francesca. Sì, e dobbiamo fare attenzione almeno a quanto ci dice la scienza, anche al modo in cui ci mettiamo a letto e dormiamo, perché la postura sarebbe importantissima. Infatti bisogna evitare un po', come ci dicono, la posizione supina. Ma oltre a questo l'Istituto Superiore di Sanità ci consiglia di non andare a letto prima di non aver fatto passare almeno 2-3 ore dal pasto. È così? Buon senso sacrosanto, assolutamente. La cosa più sciocca che ognuno di noi, anche chi non soffre di reflusso, è fare una cena luculiana e poi immediatamente andare a letto. Per forza di cose avrà dei disturbi. Sicuramente la posizione del letto è una cosa molto importante perché mi fa da antireflusso, quindi mi protegge moltissimo durante la notte. Dormivo spesso con 3 cuscini di Letta Maria. Nel 2008 ho eliminato latte e latticini perché aveva questi dolori forti e se l'ha provate tutte anche come postura notturna. Poi ha tolto il latte e latticini e invece l'è passato tutto. Può essere? No, non può essere di flusso. Può darsi che aveva un'insufficienza, un'intolleranza al latte e al lattosio. Questo ci può stare e che può aver influito sulla sua malattia di flusso. Allora, l'attività fisica l'ha accennata il professore. E oltre a bere a piccoli sorsi, oltre a non mangiare troppo... In maniera smodata. Ecco, l'attività fisica in che cosa potrebbe consistere? Fondamentale. Allora, camminare? Certo. O mi imitate, quindi io tutti i giorni alle 7 di mattina sono in piscina e quindi faccio 30 vasche, ma basta adesso, a parte gli scherzi, basta veramente mezz'ora di attività fisica alla settimana. Adesso questo è veramente importante, cioè ci serve un'attività fisica quasi fisiologica, quindi mi basta anche una corsetta, anche una biciclettata, questo è il concetto, ma almeno mezz'ora, sabato mattina, la domenica mattina, tutti i miei pazienti dicono io lavoro molto, bene, la domenica mattina dalle 8 alle 8 e mezza dedichi mezz'ora al tuo organismo. È una questione di volontà, non è solo di stomaco la questione o di intestino, bisogna impegnarsi, metterci il cervello, mettere una costanza. Proprio così. E poi poter tranquillamente affrontare dei pasti natalizi senza avere problemi. Quindi ce l'ha detto il professor Di Novaira, che rimane con noi per dirci altre cose, perché stanno arrivando veramente tantissimi messaggi con delle domande ben precise. Allora, professor Vaira, iniziamo con lei, c'è un messaggio vocale che le facciamo ascoltare. Ciao, sono Alessandro D'Asti, io ho il vizio di andarmi a sdraiare dopo mangiato. C'è qualche precauzione che posso prendere per evitare il gonfiore, il batticuore che poi mi ritrovo quando mi sveglio? Oppure non devo farlo, punto e basta? Allora, intanto può mangiare meno. Tanto per iniziare. Questo, mi sembra saggio. Tanto per iniziare. 2, può bere molta più acqua e 3, può fare una mezza passeggiatina prima di andare a letto. Lento pede deambulare decet post prandium, dicevano i latini. Proprio va bene, così. Sentiamo ancora. Una giovane telespettatrice, 26 anni, si chiama Francesca e da quando ha frequentato il liceo ha sofferto di reflusso e bruciore di stomaco, tanto da non riuscire a dormire la notte. Anni fa ho fatto, ci dice, una visita gastroenterologica laddove il medico mi ha prescritto alcuni farmaci che però non hanno risolto il problema. Più recentemente l'otorino mi ha detto che ha trovato il tratto, credo questo qui, insomma, della gola, completamente bruciato e il rischio di avere problemi alle corde vocali. Il reflusso e tutti i problemi correlati possono trovare una soluzione definitiva? Teniamo conto che ha 26 anni, quindi insomma nel fiore dell'età. Addirittura ustioni. Allora, la risposta è sì. Ma
non è farmacologica la risposta definitiva, è esattamente quello che abbiamo detto poc'anzi, cioè abbiamo bisogno di uno stile di vita, abbiamo bisogno di controllare il peso, abbiamo bisogno di bere acqua, di stare attenti a quello che mangiamo e non è, ribadisco, farmacologica, ma è una patologia che non riusciamo a guarire nella sua interezza, a maggior ragione a 26 anni. Ma scusi, un piccolo corredo che non pretende assolutamente di essere scandaloso, dà anche l'alito cattivo? Assolutamente sì, è quello che dicevamo poc'anzi quando lei giustamente citava l'alitosi, il gas è la vera motivo dell'alitosi. Un vocale per il professor Vaira. Buongiorno, mi chiamo Nino, chiamo da Cantù, provincia di Como, 69 anni. Io ogni mattina, da tempo 10-20 anni, non so, quasi da sempre insomma, bevo il limone puro, succo di limone preceduto da un bel bicchierone di olio di oliva extravergine, tutto produzione mia, super biologica. Se ho reflusso mi passa subito, il limone secondo me fa passare il reflusso, vero o no? E indiciamo un congresso di studi su questo. Un congresso? No, io sono impressionata. Ma prima prendo un bicchiere di olio. Olio e limone. Vabbè, siamo tutti interdetti, però professor Vaira, è lei l'esperto. Il limone non fa passare il reflusso. No. Punto. Fa passare l'olio. L'olio, esattamente. Ho capito. Vabbè, contento lui, però che dobbiamo fare? Di Dio, siamo felici per lui. Ecco, questa era l'ultima domanda, credo che abbiamo concluso in bellezza. C'è ancora il Babbo Natale che gira per lo studio? No, se n'è andato, sì, guarda, eccolo, è tornato. Mamma è perdonato.